tutti, oggi nuovo video in perfetto tema fine estate, inizio autunno, perché vi facciamo vedere come preparare in casa una marmellata di fichi, nel nostro caso fichi neri con un piccolo intruso di fico bianco. Adesso andiamo semplicemente a togliere il picciolo e facciamo i fichi a pezzetti. Come vedete vado a togliere appunto soltanto il picciolo, mentre invece la buccia la tengo, anche perché sarebbe un po' complicato sbucciarli tutti quanti. Adesso che abbiamo tagliato tutti quanti i nostri fichi, possiamo mettere sul fuoco, il fuoco mi raccomando basso, e lasciamo cuocere. Vedrete che piano piano inizierà a venire fuori il liquido della frutta, quindi a questo punto dobbiamo semplicemente far arrivare a bollore. Dopo 20-30 minuti circa questo è il risultato. E cuocendo ha lasciato il suo liquido. Guardate che colore meraviglioso, ha anche un ottimo profumo, devo dire. Quindi ora che la frutta è cotta vado ad aggiungere la cannella che con i fichi ci sta benissimo e vado ad aggiungere anche un po' di succo di limone. Io ne metto sempre mezzo, però se vi piace potete anche aumentare. Mescoliamo. E aggiungiamo a questo punto la pectina in polvere. Mescolo bene e da quando ricomincerà a bollire calcolo circa un minuto. Dopo un minuto andiamo ad aggiungere lo zucchero. Mescoliamo bene e anche in questo caso da quando inizierà a bollire aspettiamo qualche minuto, circa 4 o 5 minuti. Guardate che bellissimo colore ha iniziato a prendere, è diventato molto più scuro e inizia già a diventare un po' traslucido, avere proprio la consistenza della marmellata, appunto. Per vedere se è pronta, ne prendete un pochino, poca poca, e aspettate qualche minuto che si raffreddi e poi vedete se inizia a essere della consistenza giusta, quindi se cola, se è troppo liquida, e direi che qua la consistenza è perfetta. Noi abbiamo già sterilizzato i nostri barattolini, adesso ci possiamo colare dentro la marmellata. Metto un altro cucchiaio circa e poi basta. Quindi ci fermiamo circa un dito dal bordo. Con un po' di carta bagnata e pulita vado a pulire appunto il bordo. Mi raccomando, è importante, altrimenti non si chiude bene. Cosa importantissima, utilizzate sempre dei coperchi puliti e nuovi. Adesso chiudo bene il barattolo, io mi aiuto sempre tenendolo con uno straccio, altrimenti mi ustiono, e lo andiamo a capovolgere. Guardate che colore meraviglioso, ora io faccio sempre un macello quando lo devo riempire, ma volevo farvi vedere la bellezza di questa marmellata, poi con tutti questi chicchetti è davvero bellissima. Per fare una cosa carina vado a ritagliare dei quadratini da questa stoffa. Li vado a tagliare al momento un po' abbondanti, che poi c'è sempre tempo per rifilarli. Dato che l'effetto sfrangiato è molto carino, vado a fare la stessa cosa anche sui lati che ho tagliato, quindi tiro semplicemente via un po' di fili, sia da un lato che dall'altro. E poi con un laccetto di stoffa andiamo a chiuderlo alla base, quindi lo stringiamo bene. Queste sono le mani di Federica per chi non avesse capito, quindi se dovete fare questa cosa a casa chiamate Federica, altrimenti la ricetta non viene. E facciamo un fiocchettino. Ed ecco fatto, davvero semplicissimo, se poi magari avete anche delle etichette carine le potete mettere. Spalmiamo un po' di marmellata sul pane così potete vedere la consistenza e anche il colore. Guardate che meraviglia, è stupenda. La nostra marmellata è pronta, come avete visto è stato semplicissimo a prepararla ed è stato anche piuttosto veloce utilizzando la pectina, che come vi ricordo sempre quando ne ho l'occasione è una molecola completamente naturale, si trova nelle mele, si trova nei limoni, si trova in praticamente tutta la frutta, quindi utilizzatela tranquillamente, magari controllate sempre l'etichetta che non abbia dentro altri ingredienti, comunque nei negozi biologici, ad esempio Natura Sì o tanti altri, trovate la pectina proprio così al naturale.
La quantità di pectina non ve l'abbiamo segnata negli ingredienti perché dipende ovviamente da marca a marca, ogni tipologia, ogni marca ha la sua quantità, quindi quando la andate ad acquistare basterà leggere il quantitativo per un chilo di frutta o se ne volete fare di più moltiplicarle insomma per la frutta che avete e seguire le dosi che vi dà il foglietto che troverete appunto nel pacchettino. Quindi mi raccomando, seguite bene bene le dosi che vi dicono. Io detto questo spero tanto che il video vi sia piaciuto, se rifate questa ricetta come sempre mandateci una foto magari taggandoci su Instagram o su Facebook, trovate tutti quanti i nostri contatti giù nella descrizione. Vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!